ci troviamo, e sono anche un po' emozionato e vorrei che tu condividessi con me la mia emozione, perché ci troviamo davanti a un manufatto che rappresenta lo strumento che consentirà finalmente ai nostri ospiti di comunicare, di stare vicino ai propri cari, ai propri familiari, consentendo un vero e proprio abbraccio, cosa che ormai purtroppo è da marzo che non può realizzarsi, non può verificarsi. Da marzo i nostri ospiti sono relegati all'interno della nostra struttura, ma non possono fisicamente abbracciare e trasmettere calore ai propri parenti, dare un bacio ai propri nipoti, abbracciare i propri figli. Con questa struttura finalmente si riuscirà a fare questo, e quindi regaleremo un sorriso, è il nostro regalo di Natale ai nostri ospiti e ai loro familiari. Purtroppo, come sappiamo, una delle conseguenze più crudeli e più nefaste del Covid-19 è rappresentata dall'allontanamento fisico, dal distanziamento. Attraverso questo strumento si riesce in qualche misura a raggirare l'ostacolo e a consentire ai nostri ospiti di stare vicino ai propri cari. Sarà anche un abbraccio plasticato, un abbraccio sanificato, ma è pur sempre un abbraccio. Io di recente ho letto sul Corriere della Sera un bellissimo articolo di uno scrittore giornalista, si chiama Alessandro D'Avena, il quale ha affermato che l'abbraccio, anche se la scienza non ha ancora fornito le prove, però allunga la vita, e lui ne è certo. Io faccio proprio, ma noi tutti dell'UGR facciamo proprio questo messaggio, nella convinzione che questo manufatto, questo regalo, potrà effettivamente donare un sorriso ai nostri ospiti e ai loro familiari. Buonasera, io devo solo trasmettere a nome di tutto il Consiglio la gioia che abbiamo, che stiamo avendo, per poter vedere finalmente i nostri ospiti che possono abbracciare e vedere da vicino, dopo un anno, i loro parenti. Speriamo che questa cosa sia apprezzata. Per noi la nostra gioia l'abbiamo già presa, e quindi siamo a posto così, siamo felici di questo. Certamente il Natale è vicino, e certamente speriamo di passarlo bene, speriamo di passare bene prima dell'anno, e speriamo dopo che queste bestie di virus ci possano pian piano abbandonare. Siamo qui oggi di fatto a inaugurare lo spazio degli affetti da un'intuizione di Luigi Bianchi, della famiglia Bianchi, subito immediatamente realizzata dal management, coordinato dal direttore Andrea Barsoni. Veramente lo spazio degli affetti rappresenterà per tutti gli ospiti e soprattutto i familiari una possibilità, finalmente inizierà martedì, di poter per il Santo Natale riuscire ad abbracciare, almeno non virtualmente ma concretamente, i propri cari. Un'ulteriore dimostrazione di quanto l'UGR non sia una casa di riposo tradizionale, ma sia una grande famiglia e fiore all'occhiello della comunità di Curtatone. È stato un anno 2020 che ce lo ricorderemo per tutta la vita. Per me è stato un anno sicuramente intenso, impegnativo, ma che di contro ha dato grandi soddisfazioni umane, perché stare vicino ai nostri cittadini, sentirli, ascoltarli anche telefonicamente, avere l'opportunità concreta di essere utile, essere veramente al servizio di una comunità, di una grande famiglia che è quella della città di Curtatone. Quest'anno è stato sicuramente intenso, ma devo ringraziare chi mi ha permesso tutto ciò, mia moglie, le mie figlie, la mia famiglia e tutti i miei le persone che mi sono state vicine e mi sono vicine. Penso che a tutti i medici di medicina generale, i pediatri, i parroci della nostra comunità. Insomma, è stato un grande lavoro di squadra, e ancora avremo da lavorare, ancora avremo dei mesi da superare tutti insieme, ma la fine è vicina, e quindi confidiamo veramente, con il gran senso di responsabilità di tutti, di uscirne migliori di quanto ne siamo entrati. Quindi 2020 intenso, difficile, molto difficile, penso soprattutto ai tanti attività produttive o persone che non hanno più il posto di lavoro, lo stanno vivendo veramente in condizioni drammatiche. Bene, penso a loro, a loro va
il mio pensiero, la mia preghiera e soprattutto la voglia di lavorare insieme per uscirne, e quindi che sia un 2021 di grande speranza.